Carissimi ebrei, oggi mi sono scelto il Messiah Mikilah Daf Kaf e ora iniziamo da Daf Kaf Mudalev dell'undicesima riga. Avvistata la Mishnah, Rabbi Yehuda Machshir Bekatan. Rabbi Yehuda dice che un bambino che legge la Megillah può far compiere la mitzvah agli altri che lo ascoltano. Abbiamo sentito che accadde che Amar Rabbi Yehuda Tana iti ukratia le mala mi Rabbi Tarfon Skenim Belod, che era un bambino e lessi la Megillah. Le mala vuol dire sulla bima, e in presenza di Rabbi Tarfon gli anziani nella sinagoga di Lod. Amrulo, ma gli risposero i maestri che emivir ayamina katani. E anche se adesso la Biuda è adulto, però non può testimoniare di quello che era quando lui era bambino. Un altro caso che accade: Tania Marrebi, Katana iti ukratia le mala mi Rabiuda, che era un bambino, lessi la Megillah sulla Bimah, nella sinagoga quando era presente la Biuda. Amrulo, dissero i maestri, che non si può dimostrare ciò, il fatto che lui è un solo maestro che disputa con perché altri maestri. Maestro non chiese che non si può dimostrare portando una prova dal fatto che Rabbi era un bambino allora. E risponde Gmarà, è veramente che sono due cose, non solo, veramente sì, quello il fatto che era bambino, ad avvolta Amrulè, infatti erano due risposte che gli diedero, non accettarono ciò che disse, la sua testimonianza. Fada de Katana Ita, tutto eri bambino, beh, oltre ciò anche a Filu Gadola Ita, anche se eri un adulto, Mimraem Amatir, che di un solo individuo, cioè di una sola autorità contro gli altri maestri. C'è la prossima Mishnah, Enni Kurinta Megillah, Velo Malin, Velo Tovlin, Velo Mazin, Velocemente Yom Kneged Yom, e tutto ciò è, e vedrete subito, Nishalamu da Shachar, cioè bisogna fare tutte queste azioni da quando e spuntò il sole da Netzach Hamah. Adesso cominciamo di nuovo. In Corinto Amgila non si può leggere l'Amgila, cioè si può leggere solo dal spuntare il sole. Quello che dice avanti la Mishnah accetta Netzach Hamah. Malin, e si può fare la Milah solo dopo Netzach Hamah. Tovlin, e uno che è impuro, impurità di morto, oppure un zav, devono immergersi nel mikveh nel settimo giorno per purificarsi, lo possono fare solo da dopo che spuntò il sole. Beromazin è ugualmente un individuo che è impuro di morto, sulla quale bisogna spengere il sesto giorno, il settimo giorno, per purificarlo. E una donna che indubbiamente vi ricordate, abbiamo studiato questo parecchie volte, che ai tempi della Mishnah della Gemara i dinim di Nidà erano diversi di quelli che sono oggi, che oggigiorno le donne accettarono su sé, si imposero su sé una rigorosità. Però a quei tempi una nidà era solo 7 giorni. E dopo 7 giorni iniziavano 11 giorni, durante i quali doveva essere pura. E dopo di ciò iniziava un nuovo ciclo di 7-11 giorni, e così via, sempre uguale. Per adesso una donna che durante il periodo di 11 giorni che vide sangue, se lo vide durante un giorno, deve
deve attendere un altro giorno durante il quale non vide sangue. Si chiama Yom Kenegat Yom. Dopo di ciò può purificarsi. Però Lo Tzivo non deve immergersi solo a Chitenezza Chama, solo dopo lo spuntare del sole. Kulam She'asu Mishalamu Shachar Kasher. Veramente, se lo fece queste azioni dopo che albeggiò, e prima dello spuntare del sole, che c'è un certo periodo di tempo durante il quale vi è una differenza di tempo, comunque se lo fecero da quando spuntò l'alba, che sono validi. Dice come la minana, dove sappiamo ciò da Marca, il verso dice va yamim ha'ele nizkarim ve'nasim, dice nella Megillah, e come dice va yamim ha'ele, questi giorni, perciò yom in balaylo. Bisogna leggere anche là durante il giorno e non di notte. E chi amara, le matti avete usata, la mia sciome le vide, amara mi sciome le vide, chiave da micro tam gila, balai la vishnu tavayom. Ma dice la mia sciome le vide che bisogna leggere anche là, non solo di giorno, ma anche di notte e anche di giorno, e ripetere di giorno. E secondo me, chi è che tane a dei yom, veramente quello che stava, non è che questa è una contraddizione a ciò che dice la mia sciome le vide, sì, è vero. Bisogna leggere la Megillah di notte, però intendeva quello che dice qui la Mishnah è che quello si riferisce alla lettura della Megillah di giorno, che deve essere di giorno, che deve essere dopo che sorge il sole. Roma lì, non bisogna fare la Megillah, prima del giorno, di Chtivo, Yom HaShviti, Shitkol Torah, Yom HaShviti, l'ottavo giorno, il Mogol, Besar HaLoto. Berotto prima Roma Zin, che non bisogna immergersi. E la ragione è poiché ti sei visato ora da me, Bayom Ashvi, Bayom Ashvi, c'è scritto Bayom nel giorno. Bayom Ashvi, Ilkash, Tfilah, Le'Azaya, e paragona l'immersione all'aspersione di colui che era impuro morto. Così come pure di notte deve essere di giorno, così ugualmente l'immersione di Zav e Zavah deve essere anche di giorno. Perché ci vediamo che neanche Dio lo ti vuole e ci tiene Zavah. E una donna che abbiamo menzionato, che ci vediamo che neanche Dio, anche deve immergersi di giorno e non prima. Come la psita, ciò è evidente, Mishnah, che differenza fa? Ci vediamo che neanche Dio, Mikol, Chayvet, Filot. Che differenza c'è tra ci vediamo che neanche Dio e gli altri casi che devono immergersi? Sì, è necessario perché avrebbe potuto pensare che avrebbe potuto pensare che sia come la prima immersione del Zav un Reia Rishonah Shel Zav Kash le Baal Kri. La prima immersione del Zav è paragonata anche all'immersione di colui che vide Keri, colui che ebbe una polluzione. Sì, Zotrata Zav facerti zene meno Shikvazera. E questo verso è scritto riguardo al Zav, e siccome lo impariamo dai Kesh, ma Balkeri Tovel Bayom, così come uno che vive una polluzione deve immergersi di giorno, Ainame Litvol Biome, questo anche il Zav, anche deve immergersi di giorno. Beha, ma adesso, Shomet Yom Kenegat Yom, ma lo mazi Tovla, avrei potuto pensare che non può immergersi di giorno, Dichtiv, Mishkav Asher Tishkav Alav Yomei, Zova, Bemishkav Nidata Yela. Avrei potuto pensare che ciò che dice Yemei Zova, siccome è un verso superfluo, da ciò derivarono che le dince Meretion, che anche una Zova vide per 2 giorni o per 1 giorno, è impura. E siccome dice il verso lì, Yela, derivarono da ciò che deve osservare 1 giorno puro. Però, Belelia mia, li avid mixat shimur vetidbol. Avrei potuto pensare che il fatto che lei deve aspettare 1 giorno puro, avrei potuto pensare che il giorno puro inizia dall'immersione
dalla notte successiva, perciò potrebbe immergersi anche di notte. Kamash Palanki mi ha insegnato che no, deve aspettare fino all'inizio del giorno seguente e non può immergersi di notte. E la ragione è poiché avrei potuto pensare così, poiché Kivan Deba Sfira, siccome deve contare i giorni, quando una donna è una Zava, vede due volte, deve contare i giorni e lei è i giorni e i puri, i giorni puri e i giorni puri sfira bimemai. I giorni che lei conta sono i giorni, non le notti. E perché c'è scritto trovi salfa la shivatimim. Perciò può immergersi solo di giorno dopo lo spuntare del sole e non di notte. E mi sono conosciuto subito Michelamo da Shachar Kesher. Se lo fece queste azioni dopo che iniziò l'alba, che comunque sono validi ugualmente. Milani e Milano, dove sappiamo ciò? Amarava da Malkra, il verso dice: Vaikrai Elohim la Orion, la Meiru Bakroyo, si interpreta Vaikrai Elohim la Orion, e il tempo e nel quale inizia la luce del giorno, Hashem chiamato lo chiamò. Yom, giorno. Che vuol dire dall'inizio dell'alba e non dallo spuntare del sole. Chiamata Gemara Velachosher tra Laila e adesso 16 così, allora siccome c'è il verso che dice Velachosher tra Laila e il buio, le tenebre, chiamò notte, cioè la Machshich Uba kara Laila. Il tempo quando diventa notte, Hashem chiamò, cioè quando diventa buio, scusi, Hashem lo chiamò notte, ma non è possibile, poiché a Kaimalan, Azet HaKochavim, Lav Lailahu, c'è una regola che noi osserviamo, che notte inizia solo da quando spuntano tre stelle, e perciò non possiamo dire che è un po' prima, quando comincia a fare un po' buio, anche già notte, perché abbiamo detto riguardo al giorno, quando inizia l'alba, cosa vuol dire inizia l'alba? Inizia leggermente un po' di luce, la notte si schiarisce un po' leggermente, ma ancora può essere abbastanza buio. E perciò avremmo potuto pensare che anche riguardo la notte è ugualmente così, che se inizia un po' il buio, è chiamato notte. No. Sappiamo che non così, ciò spiega che veramente ciò che disse Rava, la Gemara lo respinge, non accetta ciò che disse la spiegazione di Rava, di quello che portò il verso Vikrai Lokim la Or Yom, eccetera. Ciò la Maravzera porta un'altra spiegazione, Meacha, che il verso in Nehemiah c'è scritto, Vanachnu Simam Lachav Vechesiam Marzim Varmachim, Marot Hashachad, Azet HaKochavim. Noi facciamo, cioè, quando stavano costruendo il santuario, avevano paura dei samaritani che venivano a distruggere perché loro fecero di giorno. Ciò dice, noi stavamo facendo l'opera e la metà tenevano lance come armi di difesa. Lo facevamo, lavoravamo Me'alot HaShachar. Da quando albeggiava, finché spuntarono le stelle che diventò completamente notte. Come c'è un altro verso che dice: Vayonanu alayla mishmar vayom melacha. Facevamo il lavoro di giorno e la notte era per fare la guardia, essere di guardia. Ma Vayomer, che ripete un verso, quello non porta un altro verso, e tu spiega. Michelamo da Shachar, la Bimema, dovresti dire da quando inizia l'alba non è considerato giorno, o metti Arba Shimsha Lelia, e dovresti dire che quando comincia il tramonto è già considerato notte, Ineu e coloro che costruivano il santuario che iniziavano il lavoro dall'alba, o Mechashche, e lavoravano fino a che
diventò notte finché spuntarono tre stelle. E Taj Mahal, e ti porta una dimostrazione dal verso che dice Vayu lanu alayla mishmar vayom elacha, che la notte era per essere di guardia e il giorno per il lavoro. E siccome dice Vayom Melacha, e lavoravano di giorno, e dice anche nel verso che abbiamo visto già Me'alot HaShachar, vuol dire che Me'alot HaShachar dall'alba inizia il giorno. Questa è la dimostrazione. E perciò la dimostrazione è molto chiara. Dice la prossima Mishnah. Qual è un kasher di Kriyat HaMegillah? E si può leggere la Megillah tutto il giorno di Purim e anche di Kriyat HaLel. E durante le feste, quando si legge, si recita l'Alel, si può recitarlo durante tutto il giorno. Un Rikya Shofar e di Rosh Hashanah si può suonare Shofar tutto il giorno. Un Tkiyat Ulav si può scuotere l'Ulav tutto il giorno di Sukkot, tutti i giorni di Sukkot. Durante il giorno, tutto il giorno, per sfilata Musafin, e si può pregare la preghiera di Musafin tutto il giorno, perché anche quando nel santuario, un Musafin, come quello dice, e quando offrivano le offerte di Musafin nel santuario, e durante le Shabbat, Rosh Chodesh e le feste, si poteva farlo durante tutto il giorno. Vuole due parim, e di recitare la confessione sui tori, ossia, sia se il Kohen Gadol commise un peccato e deve confessare il peccato e offrire un sacrificio, oppure si tratta di Paralem Davar, cioè Tzibur, che il popolo commise un peccato seguendo le istruzioni della corte rabbinica, cioè del Sinedrio, e perciò devono confessare il peccato e offrire un toro. Ulvidui Maser, e riguardo a Maser anche vi è una specie di confessione, che il testo è scritto nella Torah stessa. E Ulvidui, ed è chiamato confessione, comunque è dopo che lui compiete tutte le istruzioni della Torah. Ulvidui Yom Kippurim, e la confessione del Kohen Gadol durante Yom Kippur riguardo al toro suo che lui offre, e la confessione sul capro mandato, e l'esmicha, che bisogna appoggiarsi sulla testa del sacrificio dell'animale prima della shchita, e l'shchita. E tutto ciò che è elencato in questa Mishnah sono mitzvot che bisogna compiere durante il giorno. E l'itnufa, che la dimenazione, che bisogna sollevare ciò che si offre, e la hagasha, e la presentazione, che bisogna portare le offerte farinacee un angolo dell'altare, all'angolo occidentale, sud-ovest, e l'ikmitza, che bisogna prelevare una manciata di farina, e l'imlica è una specie di shchita per spiccare la testa dei volatili, ul Kabbalah, e di ricevere, raccogliere il sangue delle vittime dopo la shchita, ul Hazaya, e l'aspersione
e ogni sacrificio secondo le sue regole. E Urashkayatsota, gli dà da bere l'acqua della donna traviata, che il marito la avvisò di non appartarsi con qualcuno, e lei si appartò. E la rifatta Egla e la decapitazione della vitella, quando si trovò morto da due città e non si sa chi lo uccise. Uletaratamsora, e per rendere puro la prassi per purificare il Metsorah dopo che guarì. Qual è la kashrut tzirat haOmer? Tutta la notte è valida per, adesso parla di ciò che bisogna fare di notte, per mietere la mannella di spighe d'orzo, che è il sacrificio di Omer, ulekter chalamim vevarim, e di bruciare i grassi e gli organi che bisogna bruciare sull'altare. Zeklal, davash mitzvot yom kasher kol yom. Una mitzvah che bisogna compiere di giorno si può fare, si può compiere tutto il giorno. E davash mitzvah balayla kasher kolayla. E una mitzvah che bisogna compiere di notte si può compiere durante tutta la notte. Chiamala Minala, dove sappiamo che bisogna leggere la Mghirah di giorno, risponde Chiamala Damar Kra, perché il verso dice: Ma io mi vado in scrim benassim, che questi giorni vengono ricordati e compiuti, e siccome dice la parola giorni, però perciò vediamo che si tratta che bisogna compiere di giorno. Il Kriyat HaLel, noi sappiamo che l'HaLel bisogna recitarlo di giorno, Dichtiv, Mimizach Hashemish Ad Mevo Molar Shem Hashem, che il tempo di lodare Hashem è da quando il sole spunta di mattina fino al suo tramonto, e perciò vuol dire di giorno. Rabbi Yosef Omer, un'altra interpretazione è Ze Hayom Asa Hashem, questo è il giorno che fece Hashem, perciò vediamo che è di giorno. Un Netinat Lulav, e per prendere Lulav, Dichtiv Ulkartem Lachem Bayom Arishon, il primo giorno, perciò vediamo che bisogna prenderlo di giorno. Il shofar, Dichtiv, c'è scritto Yom Truah Yelachem, un giorno di suono del shofar, Truah, sarà per voi. Perciò vediamo che anche qui dice la parola Yom, perciò vuol dire di giorno. Ulmusafin, e le offerte supplementari. Dichtiv, siccome c'è scritto riguardo alle feste, Dvarion Beyomo, è una cosa che bisogna fare ogni giorno, perciò vuol dire che bisogna farlo di giorno. Ul filat musafin, e le preghiere di Musaf, Musafin, che le preghiere sono identiche come i sacrifici, perciò così come i sacrifici devono essere offerti di giorno, così come le preghiere devono essere recitate di giorno. Ul vidui parim, e quello che abbiamo detto, la confessione sui tori, che deve essere di giorno, di Alef, kapara kapara miyom kippurim, che deduce, siccome c'è scritto lì, riguardo al Torah c'è scritto la parola Kappara, cioè perdono, e riguardo a Yom Kippurim anche c'è scritto la parola Kappara, perdono, perciò paragoniamo entrambi, e perciò vediamo che il perdono di Yom Kippurim deve essere di giorno. Di Tanya, infatti, abbiamo studiato riguardo Gabriel Kippurim, Vichiper Bado Badbeto, Bekapara Dvorim Akhtov Daber. Si tratta di dell'aspersione del sangue. E perciò vediamo che questo perdono, diciamo, e si tratta quando il Cohen confessò sul toro prima della scrittura, e il perdono
deve essere Bimama di giorno. Bimamahu di giorno. Dirti, poiché c'è scritto riguardo Yom Kippurim, che Bayom Azrecha per Alechem. C'è scritto Bayom, il giorno. Perciò vediamo che deve essere il giorno. E però ugualmente riguardo al Paralem Davar e anche riguardo al sacrificio del Kohen Gadol, che peccò, che deve essere di giorno. Ulvidui Maaser e la confessione dei Maaser, che deve essere anche di giorno, dichtiv, gamatar, lo ifnei Hashem Elokecha, biarti HaKodesh min habayit, e subito accanto a ciò è scritto il verso, Hayom Hazeh Hashem Elokecha Metzavcha, durante questo giorno Hashem ti comanda, perciò vediamo che, siccome c'è scritto io, Ayom vuol dire che deve essere di giorno. L'ismicha uvilishchita, riguardo a smicha e shchita, che smicha che bisogna appoggiarsi sulla testa dell'animale, che deve essere di giorno, poiché dirti è scritto, Besamach et yador rosh korban rosh shachat, e uchtiv ba vishchita, b'yom zivchachem. Riguardo alla shchita c'è scritto nel giorno che lo offrite questo sacrificio. Perciò impariamo da ciò che deve essere per forza di giorno. Ed ugualmente paragoniamo Smicha a Shchita. Perciò, così come Shchita deve essere di giorno, perché Yom Sivchem vuol dire quando vengono offerte, perciò vuol dire Shchita. Perciò, siccome paragoniamo Shchita a Smicha, al contrario, scusi, Smicha a Shchita, perciò vediamo che Smicha anche deve essere di giorno. Velit Nufa è la diminuzione, e dichtiv, poiché è scritto Vasitem Yom HaNivchem et Yom HaOmer, c'è scritto Beyom nel giorno, perciò vediamo che deve essere il giorno. Ula Gashah l'offerta di Itkash di Tnufa, poiché siccome è paragonata a Tnufa, a diminuzione, dichtiv, Vilakach Kohen Miyad HaIsha et Minchat HaKnaot veniv vikriv, che il Cohen prenderà dalla mano della donna l'offerta farinacea, si tratta della donna traviata, veniv dimenerà dell'azione di dimenazione, dimenerà, e l'offerta farinacea di presenza di Hashem, e la vikriv e la offrirà, vikriv tale eremisbeach, che deve essere offerta sull'altare. E perciò vediamo che ciò, quello che dice che vikriv si riferisce all'offerta di portarlo vicino. E perciò vediamo che anche questo deve essere fatto di giorno. Velimlika, e per spiccare la testa dei volatili, Velikmitza, e per la prelibazione della manciata, Ulaktara, debuciamento, Ulhazaya, l'aspersione del sangue, Dichtiv, Vyom Sabotoi ben Israel, e la Krivkomre. Siccome dice Biyom Sabato, del giorno che Hashem comandò i figli di Israele, perciò vediamo che deve essere di giorno. E perciò tutti i servizi devono essere anche di giorno. E Ulashkiat Sotah è l'azione di dare da bere alla donna traviata, che deve essere di giorno. Atia lo deriva da un paragone tra le parole Torah, Torah, Tivacha, c'è scritto qui riguardo la sotà, Vasala Kohen et kol la Torah Zot, che il Kohen farà tutto ciò che questa procedura, Uchtivatam, è riguardo a un giudizio che bisogna al Pia Torah Shiriruha Aval Mishpat Yom Ruhatase, che dice anche, anche usa la parola Torah, intende le istruzioni che i giudici ti comanderanno di fare. Ma Mishpat Bayom, Avkan Bayom,
così come il giudizio deve essere di giorno, così ugualmente riguardo Donald Traviata anche deve essere di giorno. L'ho rifatta Aigla e per la decapitazione della vitella e Amritvera Vianai Caparaxiva Kekodashi. Siccome riguardo la vitella è scritta la parola capara perdono, espiazione, meglio detto, e anche riguardo a offerte di sacrificio in santuario, anche c'è scritto capara. Perciò vediamo che siccome riguardo ai sacrifici devono essere offerti di giorno, perciò anche la vitella deve essere decapitata di giorno. E abbiamo scelto la Mishnah o la Tarat Metzora per la procedura per purificare il Metzora. Dichtei, c'è scritto Zot Tiet Torat Metzora Beyom Taratu, che nel giorno che verrà purificato, e siccome dice usa la parola Beyom nel giorno, e perciò vediamo che deve essere forse anche di giorno. Qual è la kasher kitzaret haomer? E tutta la notte è valida per mietere per il sacrificio Omer, mietere orzo, delle spighe d'orzo. Damar Mark, Tzira o Sfira, Balaila, Vava, Bayom, che la mietitura di queste spighe d'orzo e Sfira intende che noi contiamo nel Sfirat Omer, contiamo quale giorno è dell'Omer, che deve essere per forza di notte. E che bisogna offrirla anche di giorno, bisogna portarla il sacrificio di Omer durante il giorno. La Mishnah che tutta la notte valida per l'Ekser Chalamim Vevarim, che per bruciare sull'altare grassi e organi. Spiega Gemara che Tichtiv. E questa è una cosa abbastanza regolare, poiché c'è scritto Dichtiv riguardo a un sacrificio olocausto che viene bruciato sull'altare con la laila che può essere bruciato tutta la notte. Zeh HaKlal, questa è la regola, davashi mitzvot b'yom kasher kol yom, una cosa che la sua mitzvah è di farla, di compierla di giorno. Allora, c'è anche una mitzvah Gemara, Zeh HaKlal, questa è la regola, la tuima, cosa viene a includere? Che questa espressione Zeh HaKlal vuol dire che così Chazal decisero. Che è un'espressione che vuol dire che c'è qualcos'altro che ancora rimane a parte questa lista. La seconda Gemara, la tua è Sidur Bazichin, Vesiluk Bazichin. Viene a includere ciò che si mettono le coppe contenenti l'olibano e cioè si mettono nuove coppe e si tolgono le vecchie coppe. Di Shabbat toglievano il pane della presentazione e le coppe contenenti questo olibano e bruciavano questo olibano sull'altare e il pane veramente era matzah perché chametz è vietato in questo caso viene dato ai Kohanim che lo mangino. E quando fanno ciò mettono nuovo pane, nuovo levonare, nuove spezie per la prossima settimana, il prossimo Shabbat. Rabbi Yossi, Tania, segue l'opinione di Rabbi Yossi, Tania, Rabbi Yossi Omer, Siluk, scusi, Silek et al Yeshana, Shacharit, Sideret HaChadasha Arvit, che toglieva
E questo è pane presentazione e l'olibano di mattina, di Shabbat mattina. Questo è nel santuario. Vesiderata Hadasha Arvit e arrangiava il nuovo Libano sull'altare, scusi, sul tavolo del santuario di Shabbat, il pomeriggio. En Bekachlum. E intanto il tavolo rimaneva vuoto, non vi era né il vecchio né il nuovo. Perciò dice Mishnah, non succede niente, anche se quel momento, se completerò tutto ciò che bisogna compiere, allora va bene, e perciò non c'è nulla di male. Umanim kayem, fine sempre, ma c'è scritto nella Torah che il tavolo deve essere sempre pieno, deve esserci il pane a presentazione e l'olivano sul tavolo sempre, tamid, sempre. Shelo Yashulchan e Blo Lechem, che non deve essere senza pane. Però se era il pane vecchio veniva tolto di mattina e di pomeriggio mettevano nuovo pane, non c'è problema, è considerato anche tamid, anche considerato che come se il tavolo fosse pieno sempre. Mi sa che davanti mi sono trovato la cacciare con l'aila, che è qualcosa che è valida, la misfa viene compiuta di notte, che vale tutta la notte. Chiede la Gemara, la tua mai, cosa viene a includere? La tua è Achilat Psachim, il sacrificio di Pesach. Udlok è Rabbi Elazar ben Azaria, e ciò è, non è coerente con l'opinione di Rabbi Elazar ben Azaria di Tania. Da cui ti passava l'erase, che bisogna mangiare il sacrificio Pesach di notte, nella notte del 14esimo, cioè che diventa il 15esimo naturalmente. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, ne Markan Balaelase, che c'è scritto riguardo con Pesach in questa notte, Venemar Alan, e è scritto più avanti, è scritto Babati Beret Mitzrayim Balaelase, che quando Hashem colpirebbe tutti i primogeniti egiziani. Malalan ad Chatzot, Afkan ad Chatzot, così come lì che Makat Bechorot era fino a mezzanotte, così ugualmente il sacrificio di Pesach deve essere mangiato fino a mezzanotte. E noi infatti siamo premurosi anche, prendiamo in considerazione l'opinione di Rabbi Elazar ben Azaria e benché disputa con i Chachamim, però cerchiamo di adattarci, e perché non sempre è facile, di cercare di mangiare l'afikoman, che l'afikoman rappresenta il Korban Pesach, che è la fine del pasto, che cerchiamo di mangiarlo prima di mezzanotte, se possibile. Terminiamo qui e che Hashem vi benedica.